La telangiectasia emorragica ereditaria è una malattia genetica rara caratterizzata da un'angiodisplasia multisistemica con epistassi ricorrenti e telangiectasie mucocutanee. Presso il Policlinico San Matteo di Pavia, che è il centro di riferimento nazionale per questa patologia, è in corso uno studio clinico di fase 2 sull'uso della talidomide in questo tipo di pazienti. Ne parliamo con la professoressa Invernizzi, che è uno dei coordinatori di questo trial. Professoressa, innanzitutto, come si curano le epistassi, le manifestazioni cliniche principali della telangiectasia emorragica ereditaria dal punto di vista medico? Allora, va premesso che non esiste un trattamento ottimale e validato per la telangiectasia emorragica ereditaria. Tuttavia si possono dare alcuni suggerimenti riguardo alle strategie terapeutiche da utilizzare caso per caso. Si distinguono un trattamento convenzionale che comprende l'uso di antifibrinolitici e terapia ormonale e antiormonale e l'utilizzo di nuovi farmaci. Dottoressa, presso il Policlinico San Matteo di Pavia è in corso uno studio di fase 2 sull'uso della talidomide in questi pazienti. Perché avete scelto di utilizzare questo farmaco? La talidomide è un farmaco dotato di molteplici attività biologiche, tra cui attività antiangiogenetica. Un'anomala angiogenesi è implicata nella patogenesi di questa malattia, quindi il trattamento con talidomide ha delle basi razionali, in quanto blocca l'anomala angiogenesi che caratterizza questa condizione morbosa. Professoressa, quanti pazienti avete arruolato? Finora abbiamo arruolato 9 pazienti. Il protocollo di studio, che è sponsorizzato dal Policlinico San Matteo, è attivo dal dicembre scorso e prevediamo di arruolare una trentina di pazienti che sono pazienti con telangiectasia emorragica ereditaria, epistassi severe recidivanti che non hanno risposto e non rispondono ai farmaci convenzionali, ai trattamenti convenzionali. Qual è lo schema terapeutico utilizzato nello studio? Il trattamento viene incominciato con una dose di talidomide di 50 mg al giorno. Dopo un mese di trattamento viene effettuata la rivalutazione del paziente. Nel caso non ci sia risposta, il dosaggio va aumentato di 50 mg, quindi si passa a 100 mg al giorno e si continua ad aumentare di 50 mg ogni mese finché non si vede una risposta, che può essere parziale o completa. Nel caso invece in cui già al primo mese si raggiunga una risposta parziale o completa, si mantiene la dose di 50 mg al giorno e viene effettuata una terapia di consolidamento della durata di alcuni mesi. Ci sono già dati disponibili? Sì, abbiamo potuto già valutare la risposta in 6 pazienti. Di questi 6 pazienti, 5 hanno risposto al trattamento, uno con una risposta completa, cioè cessazione del sanguinamento, e 4 con una risposta parziale. Quando si avranno i risultati definitivi? Al termine del 2013.